Allora, ragazzi, una delle domande letteralmente più frequenti che ricevo ovunque, letteralmente ovunque, è: ok, Samuel, ma cosa si vende? Tu parli di vendita, parli di vendere al telefono, parli di vendere. Ok, ma cosa vendiamo? Allora, ragazzi, vediamo di capire esattamente in questo video tutto quello che gira intorno a questa domanda. In primo luogo, il venditore telefonico non è colui che vende un prodotto, un servizio, non è colui che vende una sola cosa in una sola nicchia, è colui che va ovviamente a collegare la domanda con l'offerta, che va a vendere la soluzione migliore, ok? Soluzione che è rappresentata da un prodotto, da un servizio, di una nicchia specifica, che va appunto a vendere questa soluzione a dei potenziali clienti in target che hanno un forte bisogno di quella soluzione, ok? Il che significa fondamentalmente che non c'è una risposta al cosa vado a vendere, ok? Ovviamente cercherò in questo video di andare a circoscrivere quelle che sono le opzioni in cui dei prodotti e servizi che vai a vendere, però ovviamente, come dico sempre, non c'è nulla di specifico, ok? Ci sono prodotti e servizi fisici, prodotti fisici, servizi non fisici, quindi dipende, ok? In generale i miei studenti, quindi vado sull'esperienza mia personale e dei miei studenti in primis, vanno a vendere prodotti o servizi che stanno all'interno della sfera dell'online, ok? Quindi tutto quello che è vendibile online. Difficilmente magari una casa la puoi vendere online, difficilmente in videochiamata o in chiamata puoi vendere una casa, ok? E quindi magari facendo qualche esempio, quello che possiamo andare a vendere sono servizi di marketing per aziende, ok? Un'azienda, azienda X ha bisogno di incrementare il suo sistema di marketing. E c'è azienda Y che vende un servizio di marketing per azienda X, ok? Quello è un servizio che può essere venduto tranquillamente al telefono, ok? Oppure corsi di inglese, corsi di lingua, percorsi di inglese, percorsi di formazione di qualunque tipo, ok? Quindi c'è persona X che ha una forte urgenza di imparare l'inglese e lo spagnolo perché si trasferirà o a Londra o a Barcellona per lavoro, ok? L'azienda Y va a vendere alla persona X la soluzione, ok? Al suo problema urgente, perché deve urgentemente trasferirsi o a Londra o in Spagna per lavoro, ok? Quindi gli vende la soluzione urgente a quel problema lì, ok? Ovviamente abbiamo diversi studenti, tra cui molti in cui ho fatto diversi esempi, Abdi, Alessio, Gelo e quant'altro, che vendono percorsi di inglese, ok? Quindi è un esempio non tanto lontano dalla realtà, anzi, ma super calzante. E formazione di qualunque tipo, ok? Formazione lato make money, formazione letteralmente ovunque, formazione lato fitness. Abbiamo diverse studentesse che collaborano con aziende che vendono formazione lato fitness, percorsi di affiancamento per migliorare la propria linea, per migliorare le proprie prestazioni a livello fisico, ok? Quindi questo è un esempio. Lato make money, come dicevo prima, quindi sia indirizzandosi a un'azienda, azienda X che vuole migliorare l'ecosistema di marketing, cioè azienda Y che vende un servizio di marketing per migliorare il marketing di azienda X, sia a un privato. Persona X vuole iniziare a guadagnare online tramite XYZ, c'è cioè azienda X che vende a questa persona della formazione tra mezzo videocorso, mezzo consulenza, mezzo ebook, mezzo audiolibri, mezzo tutto quello che volete per raggiungere il suo obiettivo, per soddisfare il suo bisogno urgente di fare soldi online. Ok? Quindi in generale potrei continuare letteralmente per ore e ore e ore e ore a farvi esempi. In generale, considerate che ci sono diversi studenti che vendono anche prodotti fisici, prodotti impensabili da vendere al telefono. Abbiamo studenti che lavorano nel settore dei tavoli di lusso, per farvi capire. Abbiamo uno studente che oggi siamo al 10 di giugno, abbiamo uno studente che ha chiuso maggio con 4.000 euro netti vendendo tavoli di lusso. Quindi ovviamente non si parla solamente di vendere consulenti e vendere servizi. Abbiamo uno studente che lavora all'interno del settore per quanto riguarda macchine refrigeranti per macellerie. Quindi, ragazzi, abbiamo davvero un sacco di settori in cui si può andare a vendere al telefono. Ovviamente,
i settori più indicizzati sono quelli di cui ho fatto l'esempio prima, quindi a livello della formazione, dei servizi, della consulenza, del fitness, make money e quant'altro. Ok, in generale, però, il succo di questo video, ragazzi, non è dirvi: ah, questi sono gli esempi, queste sono le nicchie in cui puoi vendere, scegliene uno, ma è farvi capire che in realtà è totalmente rilevante quello che stai vendendo, ok? Perché com'è possibile che una persona che vende tavoli di lusso ha gli stessi risultati di una persona che vende consulenze? Perché in realtà non è importante cosa vendi, ma la tua abilità di vendita, ok? E ovviamente la garanzia di una collaborazione con aziende top di mercato, perché sia quella che fa tavoli di lusso, sia quella che vende consulenze e formazione sono top di mercato, se no non farebbero raggiungere questi risultati ai nostri studenti e soprattutto altrimenti noi non ci collaboreremmo insieme, ok? Quindi il succo di tutto ciò è che non dovete impazzire e fasciarvi la testa dietro: ah, ok, ma cosa vendo? Sì, va bene, ma vendo questo o vendo quest'altro? E vi basti sapere che andrei a vendere un prodotto, un servizio high ticket, quindi ad altro prezzo, non da 20 euro, 30 euro, 50 euro, high ticket, 1000, 2000, 5000, 10.000 euro, che risolve un problema urgente di una persona. That's it, ok? Poi al discorso delle collaborazioni aziendali ci pensiamo noi e ovviamente a darvi le informazioni giuste per iniziare a vendere questo prodotto, vediamo noi, però ovviamente devi essere in grado di farti il culo per apprendere su te stesso, ok? Questo è quanto, non è importante cosa vendi, ma come lo vendi. Ricordatelo sempre, una volta che sai vendere nel migliore dei modi, allora è rilevante cosa stai vendendo. Questa è la cosa più importante.